I problemi sanitari non hanno confini e i paesi a medio e alto reddito dovrebbero contribuire di più per cercare di tutelare la salute nei paesi a basso reddito. È quanto rilevato da Amref, che con Ipsos ha realizzato un'indagine su un campione di 800 persone intervistate nell'ottobre del 2023. Per i partecipanti, le principali minacce percepite per la salute dei cittadini europei sono rappresentate da malattie croniche, 45%, crisi economica, 33%, effetti del cambiamento climatico, 26%. Le principali minacce percepite invece per la salute dei cittadini africani sono rappresentate dalle malattie infettive, 56%, di cui solo il 7% è rappresentato dalla pandemia da Covid-19, dalle condizioni di vita, 52%, e dalla scarsa disponibilità di strutture e operatori sanitari, 41%. Dati ancor più rilevanti in vista dell'ormai prossima COP28 di Dubai. Come Amref saremo presenti a COP28, in particolare il 3 dicembre finalmente è stata istituita una giornata specifica che si occuperà di salute. Noi saremo lì per portare le istanze del continente africano che subisce le conseguenze di questo cambiamento climatico dovuto prevalentemente all'inquinamento, sul quale non ha avuto quell'impatto che hanno avuto gli altri continenti come l'Europa e il Nord America, per esempio, nell'arco delle decadi da dopo l'industrializzazione.